Bologna, 26 ottobre 2016, ore 12. Presso il ristorante Le Torri, in via della Liberazione 6, è arrivato un ospite speciale, il Vescovo di Bologna, Monsignor Matteo Maria Zuppi, che ha accettato l'invito della cooperativa Cefal Emilia Romagna per il pranzo e per visitare alcune strutture gestite dalla cooperativa stessa. Cefal è una realtà che da oltre 20 anni si occupa di formazione professionale e orientamento al lavoro tramite servizi rivolti a giovani e adulti in cerca di occupazione, soprattutto se in situazione di svantaggio sociale. Tra i servizi gestiti c'è appunto Le Torri, un ristorante formativo in cui i giovani allievi possono acquisire competenze nell'ambito della ristorazione, praticando questo mestiere in una struttura aperta al pubblico con il supporto pedagogico di alcuni formatori professionisti del settore. Prima del pranzo, il Vescovo ha incontrato e scambiato qualche battuta con i formatori di Cefal e con i giovani in formazione, sia quelli che si occupano del servizio in sala, sia quelli che si occupano della cucina. Durante il pranzo, il Vescovo ha potuto dialogare con gli utenti e gli operatori dei servizi Cefal, discutendo in particolare dei servizi della cooperativa rivolti ai richiedenti asilo, ai detenuti e alle persone vittime di tratta. Dopo il pranzo, Monsignor Zuppi si è recato in Romagna, per la precisione a Villa San Martino, vicino Lugo, per visitare l'importante polo formativo realizzato da Cefal. Qui il Vescovo, accompagnato da Monsignor Toso, Vescovo di Faenza e Modigliana, ha visitato il centro di formazione professionale e ha poi incontrato i ragazzi del centro di accoglienza profughi e richiedenti asilo, dei quali Cefal cerca di curare l'integrazione culturale, sociale e lavorativa attraverso corsi di italiano e percorsi di formazione e di orientamento professionale. Questi ragazzi risiedono in appartamenti dislocati sul territorio, ma nella struttura a Villa San Martino, Cefal ha anche allestito alcuni spazi per poterli ospitare direttamente. Proseguendo la visita, Monsignor Zuppi si è poi spostato presso la nuovissima struttura lavorativa protetta dedicata a persone adulte con disabilità fisiche e psichiche medio gravi, dove ha incontrato sia gli utenti che gli operatori. Obiettivo del centro, che al momento ospita 24 persone, è quello di valorizzare le capacità comunicative e relazionali degli utenti e recuperarne le differenti disabilità, facilitando la loro integrazione socio-lavorativa. In tema di disabilità e svantaggio, va inoltre ricordato che a Villa San Martino è attivo il progetto SIL, Sostegno Integrato Inserimento Lavorativo, che nel solo 2015 ha supportato oltre 300 persone svantaggiate attraverso percorsi di orientamento e inserimento lavorativo. La visita del Vescovo si è poi conclusa nel piccolo auditorium della struttura lughese. Qui alcuni giovani richiedenti asilo hanno raccontato la loro esperienza da quando sono arrivati in Italia e al termine di queste testimonianze, prima di ripartire per Bologna, Monsignor Zuppi ha voluto salutare tutti i presenti con parole di grande apprezzamento per il lavoro svolto. E quando invece prevale la paura, perdiamo il buon senso, perdiamo il realismo, non sappiamo guardare il futuro, restiamo a custodire una casa che diventa sempre più vuota. Questa sarà sempre piena con Cefal. Quindi grazie e buon lavoro.